Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Essere leader nell'informazione locale significa molto di più che diffondere notizie. Significa essere vicini, conoscere, interessarsi e amare appassionatamente i territori che serviamo. Netweek, la voce autentica della tua città. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di ETV. In apertura andiamo in centro perché in via Ugo Bassi, in alcuni palazzi e attività commerciali di via Ugo Bassi c'è stato un blackout. La stessa via è interessata da lunedì dai lavori del cantiere del tram. Questo servizio l'ha curato per noi Giuseppe Pilloni. Allora sentiamo tutti i dettagli. Qui è andata via la luce in questo negozio? Sì, da stamattina alle 10:30 è saltato tutto e è un grandissimo disagio perché non va aria condizionata, POS, server della cassa. Abbiamo perso delle vendite perché chiaramente la gente vuol pagare con la carta e si è messi così, vuoti, al caldo, al buio. Senta, lei abita qui e l'ascensore non va più perché è andata via la luce? Funziona, l'ascensore non funziona dalle 10:30, io sono cardiopatica e francamente non posso andare su a piedi, premesso che non va l'aria condizionata e quindi non posso neanche salire. Ed è un disagio notevole, anche perché nessuno ci dà assistenza, risposta, e nella giornata più calda dell'anno non esiste che non si possa avere quantomeno una risposta dei tempi di quando si riattiverà il tutto. Ecco, qui è andata via la luce stamattina? Sì. A che ora? A che ora era? Cosa? Che è andata via la luce? 10:30, sì. 10:50. Sì. È un casino, sì. Avete chiamato qualcuno? Abbiamo chiamato l'ERA, ci hanno detto che probabilmente aprono alle 2. Una parte della linea, sì. Quindi come fate? State tenendo botta? Stiamo cercando di vendere le cose del frigo, anche perché se non riparte la linea perdiamo tutta la roba. Voi chi siete i clienti qua? Cosa volevate? Sì, abbiamo appena finito di pranzare, siamo venuti qua per prendere un caffè, ahimè manca la corrente, l'abbiamo risolta con una Red Bull. Lei è rimasta senza luce? Penso proprio di sì, ci siamo accorti tutti, è un grandissimo problema, quindi non stiamo lavorando da circa un'ora e mezza, con tutte poi le conseguenze, ma io sono molto preoccupata per la vetrina, per i congelatori e tutta la merce che c'è dentro. Avevamo fatto degli acquisti nei giorni scorsi. Non lo so perché sia successo questo, ma dovrebbero risolverlo velocemente o perlomeno pensare ed evitare che succeda. Lei abita in questo palazzo in via Oleari, sì. 4, traversa di via Ugo Bassi, e siete spenti? Siamo spenti dalle 10:30 circa, non funziona l'ascensore, non funzionano i condizionatori, ci sono in alcuni punti delle luci che hanno dei salti di tensione, però siamo messi tutti così. È rimasta al buio anche lei? Sì, da stamattina fino, ci hanno detto forse alle 2, alle 14, che ripristino tutto. Chi gliel'ha detto? Il barista che ha sentito l'Enel, voci non confermate, però ci hanno detto questa roba qua, poi non so se è vero o non è vero, tutto lì. Quindi aspetta fiducioso? Sì, cosa vuoi fare secondo te? Questi sono i disagi dovuti ai lavori voluti dall'Epore, che non si sta assumendo le sue responsabilità politiche e delle sue scelte. Sta causando dei danni alle attività economiche, sta causando delle perdite, ma non ha preso nessun impegno per ristorare gli esercenti dei danni che stanno subendo. La risposta non può essere che succederà come a Firenze, con il 40% delle attività fallite, sostituite da altri imprenditori, perché sono vite, sono persone, sono famiglie che meritano rispetto. E adesso andiamo a Casalecchio perché ieri è scomparso Paolo Tassi, il dirigente della società sportiva Real Casalecchio, una morte dovuta a uno shock anafilattico a causa delle punture di insetti. Noi stamattina siamo andati proprio a Casalecchio e sono tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. C'era per noi Alessia Salvatori, sentiamo anche le dichiarazioni del sindaco di Casalecchio. C'è dolore e sgomento a Casalecchio di Reno per la perdita di Paolo Tassi, 64 anni, presidente della società calcistica Real Casalecchio, deceduto improvvisamente ieri dopo essere stato punto da alcuni insetti mentre era in corso il campo estivo al centro sportivo di via Salvador Allende a Casalecchio. Paolo Tassi lascia la moglie e il figlio. A ricostruire l'accaduto è l'amico e collega Costanzo Morena.
Io sono stato chiamato al cellulare verso le 17:30-17:40 da un mio collega dove mi aveva informato di questa tragedia, insomma. Quindi 15 minuti, 20 minuti, tempo di arrivare qui, e quindi poi mi è stata fatta tutta una disamina di quello che era successo e così via. Non lo sappiamo dove è stato, ovviamente, punto. Il fatto sta che lui ha avuto anche la forza di mandare un messaggio a Francesca, sua moglie, che è a distanza di 300 metri, sì o no, e gli ha risposto che arrivava, che sì, che arrivava. Dopo 3-4 minuti ha visto che non rispondeva, e tramite un mio collega ha mandato un ragazzino di 15-16 anni a vedere cosa fosse successo, e se l'è trovato nel suo ufficio disamine. Tutto è accaduto mentre era in corso il campo estivo. Come pensate di organizzarvi in questi giorni? Ma noi sinceramente in campo estivo, secondo me, continuerà ancora, e questo per volere della moglie, della vicepresidente, ma era anche un volere suo. Oggi ovviamente no, ma si riprenderà domani. La società sta pensando a qualcosa, a qualche iniziativa in ricordo del presidente? Sicuramente faremo qualcosa. Era il suo punto di forza, quello di continuare in tutti i modi, ed è quello che faremo noi, di continuare nella sua memoria per quello che comunque lui e sua moglie avevano costruito qui a Real Casalecchio. Commoventi il ricordo del sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri. Io seguo ancora lo sport come delega, l'ho seguita nei 5 anni precedenti, nello scorso mandato, e Paolo era davvero una persona straordinaria che ha dedicato la sua vita anche in contemporanea ai suoi impegni lavorativi. Negli ultimi anni era in pensione, quindi si dedicava a tempo pieno al Real Casalecchio, e lo faceva con dedizione e impegno, soprattutto pensando alle nuove generazioni. L'amministrazione sta pensando a una iniziativa per ricordare e in ricordo di Paolo Tassi? Penseremo certamente a un momento di ricordo, però prima vorremmo condividerlo con la famiglia, perché ancora davvero è troppo presto per decidere in autonomia cosa fare per ricordare Paolo. Una persona ben voluta, come testimoniano anche le dichiarazioni raccolte dalla nostra Alessia Salvatori. Andiamo avanti con il telegiornale, perché ancora si cerca Bruno Gallerani, l'uomo, il pensionato di 84 anni, residente a Borgo Panigale, che è uscito di casa da domenica e non ha fatto più notizie. A dare l'allarme era stato il figlio, che nel mostrare le foto del padre che esce di casa ha scritto anche sui social: non è uno scherzo. E questo è che è stato vedendo nelle immagini il punto di coordinamento che è stato realizzato a Borgo Panigale dalla prefettura, proprio dove convergono i volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e anche il gruppo cinofilo e la Croce Rossa, per cercare l'uomo che è scomparso, lo ripetiamo, da domenica sera. E si utilizza anche il drone da parte dei vigili. E adesso andiamo in questura a Bologna, perché è stato presentato un nuovo progetto, una nuova campagna informativa sulle truffe specie online. Sentiamo il servizio. Quelle online in genere siamo intorno alle 2000, credo, nell'ultimo anno. Proprio per arginare il fenomeno delle truffe, la Polizia di Stato di Bologna ha dato vita ad una nuova campagna informativa che si chiama Pillole di Cybersicurezza, che coinvolge partner locali come Aeroporto, Unipol Arena e Centro Commerciale Gran Reno. Vogliamo fare di queste aziende un veicolo per arrivare al maggior numero di persone, sensibilizzarle sul tema delle truffe online. Secondo il questore di Bologna, la truffa è un fenomeno più grave di quello che appare, è una piaga, ha dichiarato Antonio Sbordone, che ha proseguito. Abbiamo numeri enormi, che sono purtroppo in aumento, di persone vittime di questo tipo di truffe. L'attenzione della polizia è alta, ha spiegato ancora il questore, perché i malviventi affinano le metodologie della truffa, sono sempre più sofisticati
e riescono a portare via soldi a tantissime persone. Il caso che cita Antonio Sbordone è in particolare la cosiddetta truffa romantica, dove la vittima viene soggiogata fino a privarle di tutti i beni. Vengono rovinate dal punto di vista economico e poi ne hanno una vita devastata perché vengono messe di fronte alle proprie fragilità, alle fragilità di tutti quanti noi, che soprattutto nei momenti di solitudine poi si evidenziano. Questi sono dei fattori a cui, delle questioni a cui tengo molto e quindi insomma ci impegneremo per contrastare queste tipologie criminali. Momenti di panico ieri sera verso le 20 in zona ex CRB, dove si è sviluppato l'ennesimo incendio all'interno della struttura sportiva ora abbandonata. I residenti negli edifici che si affacciano sull'area hanno lanciato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il rogo poteva estendersi alle abitazioni e solo grazie al rapido intervento è stato scongiurato il pericolo. I residenti da tempo chiedono che sia riqualificata l'area divenuta punta d'incontro di spacciatori, tossicodipendenti e balordi. Ora ai pericoli dovuti al degrado si aggiunge anche quello degli incendi che già in altre occasioni hanno lambito le case attorno. È probabile che le fiamme siano state appiccate, forse accidentalmente, dai frequentatori dell'area verde che scavalcano le recinzioni e si danno appuntamento all'interno. Queste sono le foto appunto che testimoniano l'incendio. 8 delegazioni entreranno domani nelle carceri dell'Emilia-Romagna per la consegna ai detenuti di una guida per i propri diritti. A Bologna il garante Roberto Cavalieri con l'arcivescovo di Bologna, il presidente della CEI Matteo Zuppi, l'assessore regionale Igor Tarnuffi, il presidente Yassin Laframa di UCOI e le consigliere regionali Silvia Zamboni e Silvia Piccinini e il consigliere Marco Mastacchi. Questa è la situazione delle nostre carceri. Il servizio di Massimo Ricci. In Emilia-Romagna il 30 giugno scorso nelle carceri sono detenute 3.725 persone contro una capienza massima delle strutture di 2.979 posti e l'allarme lanciato dal garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri. Nelle 10 strutture carcerarie regionali sono presenti 167 donne, mentre i detenuti stranieri sono 1.826, pari al 50% del totale. Il sovraffollamento si associa a problemi di patologie psichiche e infezioni virali, come la tubercolosi, oppure a violenza e suicidi, che sono già 56 a livello nazionale dall'inizio dell'anno. Per il secondo anno in tutte le carceri della regione consegniamo assieme ai colleghi consiglieri, garanti comunali, garante regionale, il codice ristretto, giunto alla seconda edizione, ampliato e implementato con le più recenti normative. È un'iniziativa che è promossa senz'altro dal garante regionale, che ha visto la collaborazione della Commissione Parità e Diritti. C'è un'attenzione crescente in assemblea legislativa rispetto al tema delle carceri, complice anche purtroppo la tragedia dei numerosi suicidi, ma che però ci fanno aprire gli occhi su una situazione che non può rimanere tale. Credo che il lavoro anche per il prossimo futuro della regione dovrà essere comunque quello di continuare a implementare sia da un lato l'attenzione sia le risorse, perché nel corso degli ultimi 3 anni, quindi per il 23, per il 24 e il 25, abbiamo stanziato 6 milioni di euro per accompagnare i detenuti e le detenute alle misure alternative e a una prospettiva appunto riabilitativa, non solo esclusivamente detentiva. Prima di sentire il servizio di Gianfranco Parmigiani sul calcio, il Bologna in particolare, vediamo una notizia di ultima ora che è arrivata, è stata diffusa da poco e si ha la data delle elezioni regionali che sono il 17 e il 18 novembre. Dunque domenica e lunedì, il 17 e il 18 novembre, ci saranno le elezioni regionali per decretare il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna dopo che Stefano Bonaccini è stato eletto al Parlamento europeo. Adesso, come dicevamo, lo sport con Gianfranco Parmigiani che ci racconta il dato degli abbonamenti del Bologna di Vincenzo Italiano. Sentiamo. Si ha l'impressione di vivere un'atmosfera alla quiete prima della tempesta, parafrasando l'uomo di Recanati, ovvero che dopo una fase solo frizzantina ma non tonitruante, il Bologna stia per piazzare i tanto desiderati colpi Champions, anche perché ad ora, al netto delle entrate e uscite, non c'è da fare salti di gioia, solo saltelli di fiducia, via per differenti motivi naturalmente. Sumarò, Christiansen, Salemaker, Zirkzee e con Calafiori che spinge come un locomotore verso la Premier League,
entrati le giovani più che promesse Olme Cambiaghi e la certezza Miranda per affrontare la Coppa Campioni con un po' di garra serve ben di più. Anche perché il Bologna a breve aprirà gli abbonamenti specifici per le partite di Coppa e ci si aspetta una risposta degna. Mettici in mezzo i giocatori che tornano alla chetichella all'Ovile di Casteldebole, dopo le notti per alcuni magiche e per altri tragiche di Europeo e Coppa America, le meritate vacanze dove ci si lascia tutti un po' andare, gli allenamenti ripresi alla grande ma con un caldo che ti fa desiderare un po' di refrigerio direttamente dall'inferno, ecco che il quadro pare, per ora, piuttosto in salita. Noi comunque si resta fiduciosissimi verso il duo Saputo Sartori, con una devozione che non è come quella verso la Madonna di San Luca, ma poco ci manca. Ecco perché attendiamo un paio di colpacci. D'altronde, sul fronte fideistico siamo in buona compagnia. Gli abbonamenti per la stagione 2024-2025 veleggiano già verso le 20.000 unità, ovvero tirare di record almeno per gli anni 2000, perché ricordiamo che nel 97-98, quando il Dallara giocava quel di Vincodino di Baggio, si toccò quota 27.000. Da lunedì 22 comunque il Bologna ascenderà sui monti per il ritiro in Val Pusteria. Abbiamo una discreta dose di speranza che la rosa, attualmente allenantesi anche oggi in doppia seduta a Bologna, possa essere più ampia. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e arrivederci. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.